Questo programma è offerto da Anna Yaché, cosmesi anti-aging. Bentrovati ad In Salute, la rubrica di Giulie dedicata all'approfondimento medico. Ebbene, abbiamo deciso di riparlare di un argomento sicuramente molto interessante, con l'anti-aging. Ecco, come prevenire l'invecchiamento, da cosa è causato l'invecchiamento. Ecco, una serie quindi di tematiche che avremo modo di approfondire con i nostri ospiti e in particolare con la dottoressa Matilde De Tomasis, farmacista esperta in anti-aging. Salve. Buongiorno. Ed ecco anche la dottoressa Patrizia Isita, biologa nutrizionista. Buongiorno. Ecco, grazie alla presenza della dottoressa De Tomasis, che sarà protagonista delle nostre puntate, avremo modo di approfondire questa tematica. Ecco, oggi ci vogliamo soffermare sulla nutrizione anti-aging. Ecco bene, iniziamo ad addentrarci in questa tematica parlando, spiegando anche cosa si intende per invecchiamento. Beh, per invecchiamento è logicamente tutti quei fattori che capitano al nostro organismo con il passare degli anni. Diciamo che soprattutto ai giorni nostri è difficile accettare di invecchiare. Però oggi l'età media si è alzata moltissimo e l'importante è conoscere quei piccoli segreti che ci aiutano a vivere meglio, a stare in salute. E questo è possibile farlo. Oggi per esempio ne vediamo dei settantenni, anche degli ottantenni, che comunque seguendo una giusta dieta, giusti stili di vita, anche se devo dire che tutto sommato adesso è molto inflazionato dire stile di vita, può sembrare una cosa pesante, invece poi fondamentalmente se si capisce effettivamente perché comunque ci si aggiorna, perché comunque si ha un interlocutore giusto, qual è lo stile di vita non è costrizione, lo stile di vita giusto non è fare dei sacrifici, anzi se si capiscono i meccanismi poi ci si trova bene, certamente si vive meglio e si rallentano tutti i processi di invecchiamento. Ecco, diciamo che quello che fa più paura è iniziare, il cambiamento iniziare, quando invece quello che dobbiamo comunicare è proprio con la semplicità poi nell'adottare un ritmo di vita che diventa poi naturale, istintivo. Ecco, dottoressa Isita, le cause, cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Quali sono le cause principali dell'invecchiamento? Allora, prima di tutto cerchiamo di capire quali sono i meccanismi che portano all'invecchiamento, se vogliamo parlare di invecchiamento precoce, sì. E quindi il modo di contrastare questo invecchiamento. Allora, l'invecchiamento è dovuto principalmente alla formazione di radicali liberi, che sono delle molecole che si formano durante il processo ossidativo, quindi durante il metabolismo, e questi radicali liberi in effetti sono delle molecole molto reattive. Molecole molto reattive significa che hanno nell'orbitale, ultimo orbitale, un elettrone spaiato che deve in qualche modo reagire con un altro componente chimico. E nel caso specifico del nostro organismo il radicale libero va a reagire con la membrana plasmatica e con il DNA. Il nostro organismo normalmente possiede dei meccanismi fisiologici che contrastano questo processo, quindi di invecchiamento e quindi ad azione antiossidante, però molto spesso il nostro stile di vita e quindi un'alimentazione non adeguata
porta ad un eccesso di radicali liberi e quindi a uno stress ossidativo. Lo stress ossidativo può essere in qualche modo contrastato con un adeguato stile di vita, come dicevamo prima, e con una corretta alimentazione. Però è importante capire poi che cosa è che porta a questo eccesso di radicali liberi. No, io essendo nutrizionista ovviamente mi interesso del tipo di alimentazione. Diciamo che negli ultimi 30 anni la nostra alimentazione è cambiata completamente, cioè nel senso che nei supermercati troviamo molto spesso cibi raffinati, per cui l'alimento che dovrebbe essere in qualche modo completo e quindi intero e quindi contenere tutti gli antiossidanti necessari per proprio fronteggiare, no? La presenza di questi radicali liberi che in qualche modo vanno a agire poi sulla nostra salute, non soltanto sull'invecchiamento, ma anche la diminuzione, diciamo, per esempio delle difese immunitarie, di tutte le malattie degenerative. Quindi quali sono questi alimenti? Come individuarli? Allora, gli alimenti che in effetti portano alla formazione di radicali liberi sono principalmente gli alimenti di origine animale, quindi in maniera particolare le carni rosse, se assunte con molta frequenza, promuovono l'infiammazione perché contengono delle molecole che è l'acido arachidonico, che in effetti è il precursore delle prostaglandine, e le prostaglandine in effetti promuovono l'infiammazione, quindi la formazione di radicali liberi. I cibi raffinati, e in maniera particolare per esempio il riso raffinato, lo zucchero raffinato, ed è importante capire perché l'alimento deve essere intero. Se prendiamo in considerazione il chicco di riso, per esempio, no? Che è un cereale, quando lo assumiamo in forma intera contiene tutti i costituenti necessari per mantenerci in buona salute, quindi i principi, diciamo, nutrizionali che servono per contrastare i radicali liberi, quali il selenio, per esempio, quindi che ha un'azione antiossidante molto potente. Nel momento in cui viene raffinato il chicco di riso si perde completamente. Quindi si perdono tutte le proprietà. Si perdono le proprietà, e così tutti i cibi raffinati e tutta la manipolazione, diciamo, industriale determina proprio la perdita del contenuto vitaminico e degli oligoelementi che sono fondamentali, ecco, diciamo, per contrastare l'invecchiamento. Quindi una prima regola sarebbe quella di eliminare quelli che sono i cibi raffinati. Ecco, e ridurre moltissimo il consumo di origine animale. Ecco, lei ha parlato di carne, parliamo di carne rossa o anche di carne bianca? Ecco, si potrebbe aumentare una percentuale di carne bianca? Allora, la carne rossa sicuramente, diciamo, incide maggiormente sul processo di invecchiamento, le carni bianche di meno, e il pesce è molto indicato perché ha, anzi, contiene delle proteine che contrastano proprio l'infiammazione, sono antinfiammatorie. E in maniera particolare, diciamo, il pesce che dovrebbe essere usato è il pesce azzurro, quindi il pesce che costa poco, insomma. Ecco, che magari viene meno utilizzato, viene meno consumato rispetto agli altri, invece quello che contiene le proprietà, ecco, più importanti. Abbiamo detto, ecco, cercare di ridurre gli alimenti raffinati, però per quanto riguarda gli altri alimenti, come per esempio i carboidrati, che spesso vengono tolti dalle diete, in questo caso invece che ruolo hanno i carboidrati? Parliamo anche della pasta, dei cereali. I cereali nella dieta hanno un'importanza fondamentale. Diciamo che noi italiani siamo molto fortunati,
in quanto abbiamo a disposizione una tradizione alimentare che è proprio a sostegno del benessere e della salute, che è la dieta mediterranea. Sì. E la dieta mediterranea è basata principalmente sul consumo di cereali, però parliamo sempre di cereali interi. Sembra una moda, no? Oggi parlare di integrale, e invece no, integrale significa alimento intero, il chicco di cereale intero, quindi con tutti gli oligoelementi e con tutti i principi nutritivi che ancora sono presenti nell'alimento. Ecco, quindi soffermiamoci su questo concetto. Possiamo dire quindi alimento intero, quale diciamo alimento integrale? Alimento quindi, integrale. Ok, perfetto. Quindi un consiglio, ecco, soprattutto utilizzare, parliamo anche di pane integrale, pasta integrale. Allora, io quando parlo di dieta mediterranea parlo principalmente di cereali in chicco, quali per esempio sì. il riso, il farro, ecco. l'orzo, il grano saraceno. Questa era l'alimentazione dei gladiatori, no? Che si mantenevano, dovevano mantenersi sì. in salute ed essere forti. E anche il grano duro, che è la pasta, sì. insomma, però sicuramente diciamo il consumo di pasta può essere ridotto a 1-2 volte a settimana, però tutti i giorni il cereale. Perfetto. Ecco, dottoressa De Tomasis, spesso non basta, ecco, un'alimentazione corretta, attenta. Si può aiutare l'organismo anche in modo diverso, magari con l'aiuto di integratori? Assolutamente. Infatti, quello che diceva prima la dottoressa Patrizia, il chicco integrale, sì, oggi si trovano, però possono anche non trovarsi. E quindi comunque noi ci possiamo assolutamente aiutare con l'aggiunta degli integratori nella nostra alimentazione. Per dire, quello di cui parlavamo prima, cioè dell'infiammazione, che è un processo fisiologico, ma che comunque anche questo può essere arrestato. Diciamo, per i non addetti ai lavori, che cos'è questa infiammazione? Praticamente le molecole di glucosio che sono all'interno del nostro organismo si trasformano quasi in pioli di scale che vanno ad impalcare le proteine, e quindi le proteine che sono nelle membrane cellulari. Questo che cosa comporta? Comporta un irrigidimento e quindi un invecchiamento. Come lo possiamo rallentare tutto questo? Per esempio, lo possiamo rallentare con l'assunzione non solo nella nostra dieta appunto di pesce e soprattutto di pesce azzurro, oppure per esempio di salmone che però nuota e cresce nell'Oceano Atlantico, cosa che è difficile da poter trovare. Allora lo possiamo contrastare con assumendo gli omega 3, no? Omega 3 che noi possiamo trovare sia dal mondo animale nel pesce, sia per esempio dal mondo vegetale che possiamo trovare nelle noci, nelle mandorle, e quindi troviamo l'acido linoleico che è appunto ricco di omega 3 e nella frutta secca, esattamente. E gli omega 3 contrastano l'infiammazione. Spesso per esempio mi capita, le clienti mi chiedono: ma quando è giusto incominciare a assumere questi integratori? Io dico sempre: dai 30-35 anni in poi incominciamo ad usare antinfiammatori e antiossidanti, in modo da incominciare appunto quel percorso giusto per rallentare i processi. Poi è normale, noi non è che possiamo, abbiamo dell'ISIR di lunga vita, no? Sì. Però, come dicevo prima, noi possiamo rallentare tutti questi processi e sicuramente sentirci bene. Logicamente sentirci bene vuol dire comunque star bene con noi stessi, star bene con gli altri, è importante, è fondamentale questo. Per cui l'integrazione e degli antiossidanti, che possono essere tanti, e degli antinfiammatori, che sono appunto gli omega 3, secondo me è fondamentale. Poi tutto sommato
Anche da un punto di vista, per esempio, economico, no? È logico che sono prodotti che la cassa mutua non passa, quindi bisogna pagarli. Però se uno va a fare, per esempio, un costo pro die di questi prodotti, in effetti si tratta di bere un caffè in meno, sì, che sicuramente, diciamo, si fa meno male, si fa meglio con l'antiossidante o con l'antinfiammatorio. Quindi comunque, secondo me, e questa è una questione anche di educazione, cioè incominciare a capire l'importanza dell'integrazione, della giusta integrazione, perché poi anche lì, se noi andiamo a fare, diciamo, tanta integrazione, nemmeno è giusto. La giusta integrazione. Ecco, questo è un concetto importante anche perché, ricordiamo, non è che stiamo parlando solo di un invecchiamento estetico, quindi di una bellezza estetica, ma i consigli che diamo sono, ecco, poi diciamo riscontrati anche in una cura interiore, ecco, quindi una riduzione delle patologie. Ma certamente. Ecco, anche in questo cioè, senso. Anche in questo senso, mi scusi se la interrompo, sì, ma parlando da un punto di vista economico, noi con una giusta alimentazione, con una giusta integrazione, sicuramente evitiamo poi tutta un'altra serie di patologie che ci costerebbero forse probabilmente anche di più. Io per esempio dico sempre che magro prima di tutto è sano, poi è bello. Perché si è visto appunto che le persone magre, tipo cinesi, giapponesi, vivono di più. Dottoressa Isita, abbiamo parlato di cereali, abbiamo parlato di alimenti integrali, ma sicuramente, ecco, importante sono anche alcune bevande. Ecco, si parla spesso di tè, in particolare di tè verde. Ecco, che ruolo ha in questo caso il tè verde nell'invecchiamento? Il tè verde ha una forte azione antiossidante. Abbiamo anche altri prodotti alimentari che funzionano perfettamente per affrontare questo. E la curcuma, per esempio, lo zenzero, anche come pediluvio, no? Utilizzare lo zenzero per fare dei pediluvi è molto interessante, prima di tutto perché rilassa la persona, poi è un forte alcalinizzante e ha una forte azione antinfiammatoria assunto per via sistemica. Quindi abbiamo in natura molti prodotti che ci aiutano proprio a sostenere l'organismo, no? Aiutarlo proprio a contrastare i segni del tempo, come per esempio la frutta secca. Ecco. I legumi, sempre parliamo di legumi secchi, sì, secchi, quindi messi in ammollo la sera prima, quindi ritornare un poco, diciamo, alle tradizioni, no? È molto importante perché oggi si è dimenticato un po' quello che è e che è stata effettivamente la dieta mediterranea. Ecco, diciamo anche che noi in natura abbiamo una varietà, diciamo, elevata di alimenti che ci possono venire in aiuto, ma spesso siamo un po' abitudinari, mangiamo sempre le stesse cose, quindi diciamo che non ci impegniamo nel variare l'alimentazione, quando invece, ecco, potremmo giocare e avere molta fantasia. Dovremmo più rivolgerci alla natura, sì. Abbiamo un po' perso il contatto con la natura, no? E quindi questo ovviamente ci penalizza da un punto di vista di stile alimentare. Invece i prodotti della terra sono quelli che contengono tutte le proprietà per farci stare bene. Non c'è bisogno, insomma, di andare a cercare cibi sofisticati. Anzi, sono proprio quelli che invece promuovono un invecchiamento precoce, non ci rendiamo conto. Ecco, dottoressa, un altro aspetto importante è la cottura. Ecco, spesso si parla di ridurre quelli che sono i fritti, però in realtà lei mi diceva che anche un'eccessiva cottura può essere, diciamo, dannosa. Ecco, quali sono i consigli? Diciamo che con la cottura in effetti rappresenta la trasformazione dell'alimento e in maniera particolare, se parliamo di prodotti naturali, ci rivolgiamo alle verdure, agli ortaggi, che devono essere cotti pochissimo. Quindi, diciamo, il consiglio che possiamo dare è quello di cuocere poco le verdure, ma una questione di minuti, 4-5 minuti,
come per esempio le carote che contengono beta carotene, quindi sì, insomma una molecola molto importante per il nostro organismo, mangiate crude, diciamo che non le vitamine, il beta carotene contenuto nelle cellule vegetali non è troppo disponibile, in quanto la parete cellulare è troppo coriacea per essere diciamo rotta dagli enzimi della digestione, e quindi conviene farla cuocere per poco tempo la carota e rendere quindi i principi nutritivi disponibili. Ecco, quindi diciamo che le cosiddette insalatone, che sono ricche, ecco, di carote, di verdure crude, in realtà diciamo non è che poi forniscono un apporto nutrizionale elevato. La carota può essere aggiunta alle insalate previa scottatura. E poi le insalate vanno utilizzate d'estate. D'estate, sì, assolutamente. Perché ecco, d'estate che raffreddano il corpo, d'inverno non ne abbiamo bisogno. Sì. Il nostro organismo cerca di trattenere energie e noi gli diamo invece gli alimenti che in effetti tendono a raffreddare, no? Un po' come la frutta tropicale. La frutta tropicale raffredda, perché la frutta tropicale ha un motivo per nascere ai tropici. Nasce ai tropici perché fa caldo. D'inverno è meglio non assumerla. Ecco, importante, eccola, anche le verdure grigliate, parlo di verdure ma in realtà questo vale anche per la carne e per altri cibi. Importante stare attenti a non formare diciamo quella parte nera, ecco, che si forma, insomma la parte bruciata, perché appunto è molto dannosa per l'organismo. Avviene una reazione in effetti fra la parte carboidratica e la parte proteica, che è una reazione che porta all'imbrunimento, quindi i prodotti dell'imbrunimento dell'alimento sono prodotti cancerogeni, per cui è meglio evitare. Ecco, sono piccoli concetti che però insomma possono aiutare in questo diciamo mondo dell'invecchiamento. Dottoressa De Tommasis, sicuramente molte persone diciamo che cercano di fare un fai da te, ecco, di informarsi su internet anche di come seguire un'alimentazione corretta, o anche si informano su circa diciamo integratori, però qual è il consiglio che possiamo dare? Ecco, spesso magari questo può portare a dei comportamenti scorretti. Ma guardi, il consiglio che do è quello comunque di informarsi anche tramite internet, di non comprare, di informarsi tramite internet. E poi avere anche un confronto con noi operatori del settore e vedere se quello che hanno letto viene confortato da noi e quindi diciamo hanno fatto una buona ricerca. Perché oggi c'è troppo il fai da te, oppure mi ha detto mia cugina, mi ha detto mia sorella, mi ha detto la mia amica. Gli organismi non sono tutti quanti uguali, per cui quello che fa bene alla cugina non fa bene all'altra persona. Io dico sempre di rivolgersi, di avere fiducia, di trovare la persona in cui tu hai fiducia, per cui a quel punto diciamo ti metti nelle mani di questa persona, che possa essere appunto la nutrizionista, la farmacista, il tuo medico di base. L'importante è avere fiducia e quindi confrontarsi. Il confronto è importante. Il fai da te molto spesso non è proprio, diciamo, il massimo. Perfetto, ecco, diciamo con questi consigli noi terminiamo il nostro appuntamento. Ecco, ringraziamo la dottoressa De Tommasis che è stata con noi quest'oggi ed ecco con la sua esperienza ci accompagnerà anche nelle prossime puntate sempre sul tema dell'invecchiamento. Ringraziamo anche la dottoressa Isita che è stata con noi. E vi ricordo grazie sempre che tutte le trasmissioni di Julie possono essere viste anche sul sito www.julienews.it. Seguiteci anche sulle altre reti e con questo vi aspetto al prossimo appuntamento. Questo programma è stato offerto da Anna Iachè, Cosmesi Anti-Aging.